Ragazzi, in questo video vi mostro la classe magnifica di Alitalia, che è la classe più figa in assoluto dell'Italia, perché mi hanno invitato a vedere le nuove uniformi e il nuovo menu. Ora sono in lounge, quella dell'accettazione, poi andremo nell'altra lounge. E dato che avevo un posto libero, mi sono portato anche il buonissimo Mattia Guzman, fotografo, pittore, scienziato, attore e soprattutto playboy. All'aereo. Grazie. Abbiamo passato i controlli di sicurezza. Dato che siamo dei ricchi ricconi, avevamo il fast track, quindi ci abbiamo messo un attimo. Ho dimenticato dov'è la lounge. Me l'ha detto 5 minuti fa e io ovviamente l'ho dimenticato. Avete visto molti passeggeri bancari? Eccola qua, la lounge all'Italia. Qua non ero ancora stato. Super ricconi, super ricconi. Tiè. Per caso sappiamo già qual è il nostro gate? Ve lo controllo subito. Quindi ora siamo in una lounge, ma dopo andremo in un'altra lounge. Ora ci facciamo fare qualcosa. Vedi che c'è la pizza, porca miseria. Che ti prendi, signor Mattia? Allora. Ok. Io pensavo che fosse pasta al pesto, in realtà ha un'aria particolare. Ecco il pesce, fatto un bel ben. È la pizza più buona che io abbia mai mangiato. Facciamo questa pasta finta al pesto. Assaggio. Dannazione, dovevo arrivare prima, il nostro volo sta già imbarcando. In realtà manca un'ora. Comunque mi sono ucciso di pizza e quella pasta verde era di una bontà. Sembra che sto esagerando perché sono in lounge, eccetera, eccetera, ma in realtà, comparata con la pasta in generale, era una delle mie migliori paste ai pesci. Tutta gente che viene da ristoranti seri. Sono tutti chef seri. Facciamo. Beh, no, adesso non c'è problema. Stiamo entrando nella seconda lounge. Un minuto per fare in fretta, ma vedere com'è. Casa d'Italia, Piazza del Popolo si chiama. Allora, questa è una sala, però se si può mangiare andiamo di qua. Di là c'è il cibo. Ciao. Il cibo è lo stesso, ma a questo punto perché non prendere un'altra fetta di pizza? È la stessa pasta di prima. Cioè, ci stiamo scofanando qualsiasi cosa. Grazie. Ciao. Bene, siamo gli ultimi a salire sull'aereo perché io non avevo stampato la mia e-visa indiana, a quanto pare andava stampata, e quindi siamo gli ultimi a salire sull'aereo e la cabin crew ci sta aspettando. Che figuracce, sono proprio uno scemo. Ma comandante, volevo presentarvi. Come vi chiamate? Marcello. No, tanto piacere. Posso fare una fotina qua? In teoria, non si potrebbe. Pazzescamente lussuoso. Ci siamo seduti e ci siamo presentati alla crew. Sono tutti molto gentili, non mi conoscevano. Hanno detto forse mio figlio ha visto un video tuo. Temo di no, però va bene, mi sento importante uguale. Allora, il mio modello Mattia Guzman vi spiegherà come funziona. Allora, questo sedile è reclinabile a 180 gradi. E ora tu me lo reclini, guarda là, là c'è il coso. Reclina, aspetta, no, reclina. E ora prova a mettere la sedia massaggiante. Bravi, signor Mattia. Questi qua invece sono i televisori. E questo qua non ho capito, un angolino. Qua un altro angolino. Perché hai preso il giornale? Ci hanno dato l'astuccetto con all'interno. Allora, cos'è questo secondo te? Queste sono le salviette. Profumo, Salvatore Ferragamo, la mascherina per gli occhi, il dentifricio, una mentina, spazzolino e creme per la pelle. Tutto di Salvatore Ferragamo. Ci sono anche delle cuffie e una bottiglietta d'acqua. Queste qua dovrebbero essere cuffie super mega isolanti. Cioè, non mega. Cerchiamo di fare una review onesta qua. E poi c'è dell'acqua. Qua ci sono le prese. Ora diamo un'occhiata al menù, così poi possiamo ordinare senza farvi perdere tempo. Tra l'altro, il menù di Alitalia ha vinto il miglior menù come best airline cuisine. Aperitivo Campari, spuntino, grana padano, pecorino, tagliata di frutta fresca, snack e dolci salati. Per chi ama la tradizione, antipasto, pallotte, cacio e ova. Che ti prendi, Matti? Le prendi i ravioli di rana pescatrice? Comandiamo di prendere in caso di depressurizzazione. È arrivato anche il voucher per internet, 50 MB da utilizzare in aereo. Pensavo fossero di più. In realtà io non sono qua per fare il video di YouTube. Alitalia mi ha chiamato per fare storie e Instagram fondamentalmente. Proprio oggi, che è oggi 15. Oggi che giorno è? 15 novembre. Stanno inaugurando il nuovo menù della Magnifica e le nuove uniformi, che sono blu infatti, come potete vedere. Ho attivato la sedia massaggiante, è una figata pazzesca. Tu l'hai attivata? Come
Comunque, il wifi mi va alla grande. Non so quanti dati sto utilizzando. Dice 50 mega, ma ho messo 15 storie. Quindi va, per ora va. E ora mi sa che mi vedo Deadpool 2 in televisione. Vorrei mettere italiano, cinema in volo, Deadpool 2, eccolo qua, inglese. Sono arrivati, è arrivato l'antipasto. A te non è ancora arrivato? Speriamo che l'audio sia buono, sto testando la mia nuova GoPro. Che faccio, ti aspetto per mangiare, cosa devo fare? Senti quanto sono fredde le posate. Non è che sono fredde, sono state abbattute. Questo dovrebbe essere palle di pane con pomodoro. Questo è tipo pepe, no? Ah, te che c'hai? Le verdurine? Lui si è preso il menù verde, mi sono preso il menù grasso. Vuoi provare una palla di... Prova l'ultima palla di pane. Io invece provo il tuo... Mangia tutto il burro. Mangia tutto il burro. Però mettilo tutto in bocca. Madonna santa. La pasta è stratosferica. La forchettata della mia pasta, ma io mangerò un tuo raviolo. È gigante il raviolo però. Cioè ti contiene 4? È arrivato anche il filetto di baccalà con patate e fagiolini. È molto buono. Te che hai preso invece? Aspetto di pollo. Ho preso anche il dolce, anche se ormai sono pieno da un pezzo perché è il mio secondo pranzo. Cioè mi sono distrutto il lounge, ho rimangiato un pranzo completo e ho ordinato anche uno spritz. Non perché lo voglia bere, per fare le immagini di copertina. Ma ti lo vuoi dare il mio spritz? Io neanche ho mai bevuto uno spritz nella mia vita. Ho l'idea che sia amaro, ma... Sì, anche a me non piacciono le cose, anche a me non... Ok, il bagno è normale. È un bagno normale, nulla di particolare. Qua c'è la pendicose. È arrivata la merenda, fra un'oretta arriviamo. Mi sono visto Deadpool 2, molto carino, se l'ha visto anche lui, ho lavorato un po'. Vi raccomandiamo di aprire le cappelliere con cautela per evitare la caduta di oggetti. Sarà arrivati a Delhi. Del video nell'apposita sede. Per noi o per tutti? La signorina. Siamo stati i primi a lasciare l'aereo perché la capa cabina è arrivata, ci ha fatto Marcello e Mattia vi stanno aspettando. Siamo stati scortati da una signorina fino alla macchina. Non è una macchina, è un kart. Sono un po' rincredinito, devo dire. In Italia sono le 10. Allora, praticamente ora ci stanno sequestrando. Ci hanno fatto fare l'immigrazione e ce l'ha compilata lui. Siamo stati scortati fino alla fine, ho cambiato i soldi, il signore mi è stato dietro tutto il tempo. Mark. Marcia. Andiamo? Ok. Siamo stati accompagnati ovunque fino al taxi, costerà 800 rupie, ho cambiato 50 euro all'aeroporto e fra 44 minuti dovremo arrivare all'hotel. È stato il transfer più smooth della mia vita fra aeroporto e taxi. Ci abbiamo messo 10 minuti? Sì. Le foto? È venuto il barcone che dormo in terra. One name and one name. No, non è male. No. Stanza rispettabilissima. Mi ero spaventato perché su Booking tutti quanti gli italiani hanno scritto è sporca, è chiassosa. Invece non è pulita come una stanza italiana, ma va benissimo, rispettabilissima. Mi aspettavo molto di peggio. Questo qua è l'ingresso, questa qua è la stanza e questo qua è il bagno. Forse è il punto peggiore, ma non è male. Come inquadrerei sotto la finestra. Sì. Una pittura particolare, molto tipica indiana. Ma va bene, cioè non è sporco questo, è solo un po' vecchio. Comunque in realtà su Booking, dalla prima alla quinta stella, tutti quanti gli hotel avevano recensioni degli italiani, che leggevo quelli in italiano, che dicevano che erano sporchi. Evidentemente uno standard indiano che è leggermente più sporco, ma insomma non mi sembrano migliori o peggiori di quelli in Indonesia. Direi di andare a dormire. Mi faccio un teuccio e andiamo a dormire. Buonanotte.